Era Flavio Tosi che in questa, nella veste di alleato di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d'Italia, con noi, con l'Italia che è il quarto polo. Allora, Tosi, intanto mi dici una cosa, com'è questa storia delle candidature in Lombardia? Perché ci siete dentro anche voi. Ma allora, Lupi dice oggi è molto allarmato. è allarmante perché comunque sono 17 candidati uninominali. È anche vero che è l'unica interpretazione delle norme, la norma che è stata fatta male di corsa e quindi è così, però l'unica interpretazione in tutta Italia della norma in quel modo l'ha data quel Sì. tribunale in Lombardia, che non riguarda neanche tutta la Lombardia. Quindi immagino che la sentenza del ricorso di Cassazione darà ragione al centrodestra, ma perché in tutta Italia sono stati presentati moduli dappertutto nello stesso identico modo Sì. e in tutta Italia hanno detto che va bene. E quindi evidentemente c'è un errore da parte del magistrato che ha letto, applicato È male, si può anche ottimista sbagliare. sull'esito, Ma lei? ripeto, se la norma dice quello, il Ministero degli Sì. Interni ribadisce che la procedura è quella. In tutta Italia tutti i magistrati di tutte le corti hanno accettato la modulistica in quel modo, non si capisce perché uno, non è che sono sbagliate le carte, dice così come le avete proposte non vanno bene e in tutta Italia vanno Vabbè, bene. vedremo, quello era l'elenco, l'abbiamo mostrato. Pensa Ci Andrea, sono pensa. 17 candidati, anche importanti del Andrea, centrodestra. noi abbiamo un ricorso, mi pare, nelle Marche, dove, tra l'altro salterebbe un intero collegio plurinominale, quindi Sì. una cosa più grande, dove i comuni mandano la PEC e tu, ricevendo la PEC, fai la fotocopia del certificato, fai la copia del Sì, certificato di iscrizione cioè alla la lista posta elettronica elettorale. La certificata. PEC c'è da 10 anni Sì. e non viene considerata valida. Insomma, Cioè, questi insomma, sono i non postumi a proposito della siamo presentazione dei nell'Italia del nomi terzo delle millennio, liste ecco. del terzo millennio.